Siamo col maestro Paolo Caridi che ci racconta il panettone con la cipolla rossa di Tropea. Buonasera a tutti. Intanto l'ultima sfida in ordine cronologico, il fatto di presentare qua a Tropea un panettone con all'interno la cipolla rossa di Tropea è stato uno studio, una ricerca, un lavoro molto interessante, perché abbinare la cipolla in un contesto dolce c'è stato un po' di lavoro, però sono convinto e sono contento del lavoro che è stato fatto, perché è un ottimo risultato. È stata trattata per osmosi, l'abbiamo prima sbollentata, l'abbiamo messo in un sciroppo di zucchero, l'abbiamo semicandita e poi leggermente caramellata con dello zucchero di canna per far assorbire un po' il dolciastro, anche se la cipolla rossa comunque è già abbastanza dolce di suo. E poi nel contesto del lievitato fatto con lievito naturale, il grasso è tutto olio d'oliva, quindi anche qua sempre territorio, siamo riusciti a fare un buon prodotto. Unito anche agli agrumi, ai sapori della Calabria, abbiamo inserito il bergamotto, abbiamo inserito il cedro, abbiamo inserito l'arancio, la clementina, il limone, quindi tutti i profumi. Mangiando una fettina di panettone si sente proprio la Calabria vera e propria, e la cipolla e la ciliegina che veramente, e non è sulla torta ma è sul panettone questa volta.